Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, siamo in diretta dell'8 marzo. È una data importantissima, importantissima per l'umanità intera, non solo per le donne, anche se questa è la giornata dedicata alle donne. Però io aspetto un po' a parlare perché parleremo di cose, diciamo, che appartengono alla storia, ma appartengono anche all'anima dell'umanità, a tutta l'umanità. Quindi faremo un discorso che, come al solito, correrà attraverso i millenni. Noi non abbiamo problemi veramente a espanderci sia nel tempo che nello spazio. Farò una carrellata di donne notevoli, di quelle donne di cui purtroppo si sa molto poco, ma che in realtà sono state talmente importanti nella storia, che quindi vogliamo ricordarle, vogliamo anche capire come mai queste donne sono state così poco conosciute, così poco apprezzate, soprattutto ai loro tempi, ma anche nei nostri tempi, che non sono mai molto favorevoli al femminile ancora oggi. Allora, io, come sapete, vi ho parlato spesso, per esempio, della grande dea, no? Quando Dio era femmina, c'è quel famoso titolo del libro, Quando Dio era femmina. Ma non voglio parlare questa volta di miti o di storie, di narrazioni antiche che riguardino le dee, eccetera, eccetera, perché questa volta voglio proprio dedicarla alle donne in carne ed ossa, alle donne vive o che sono state vive e che hanno agito e fatto cose che l'umanità spesso ignora. Allora, lo scopo di questa carrellata, di questa lunga linea, questo fil rouge che avremo in questa diretta è importante perché vorrei far capire una cosa essenziale, cioè l'umanità, nel mio modo di vedere, è come un tutt'uno. Non esistono gli uomini e le donne separati, esiste l'umanità intera, è come un corpo. È vero che esiste la mano destra e la mano sinistra, cioè anche il nostro corpo in qualche modo è duale, però non è duale realmente, è comunque un tutt'uno e non esiste una mano destra senza l'aiuto di una sinistra, o ancora meglio, non esiste una gamba destra senza l'aiuto di una gamba sinistra. Perché senza avere la capacità di usare entrambe le gambe o entrambe le braccia, l'umanità, cioè il corpo, soffre, sta male. Io sono convinta che l'umanità stia ancora così male perché quasi metà della popolazione umana non viene ascoltata, non viene capita, non viene usata. Usiamo questo brutto termine. Però è quello che secondo me è veramente gravemente malato. Cioè il femminile è stato soppresso, è stato annichilito, è stato distrutto o comunque quasi distrutto per migliaia e migliaia di anni. E di questo quindi l'umanità è rimasta zoppa. Questo è un concetto che io esprimo nel mio libro, Quando Troia era solo una città, per cui ve lo faccio vedere, ma molti di voi lo conoscono già, in cui è proprio spiego come l'umanità abbia camminato sempre male e credo che adesso, proprio in questo momento qui, cammini in un modo pessimo, cioè veramente le due gambe si sono azzoppate tutte e due e questo è un problema reale. Andiamo però all'origine, poi voi fatemi domande, mi raccomando. Buonasera Giovanni. Buonasera Lorenzo. Benvenuto. Allora, Cristina, ciao. E quindi, allora, che cosa sappiamo del femminile nell'antichità?
Allora, siccome non voglio parlare di idee, non voglio parlare di miti, però vi voglio parlare di Platone, perché comincio con questo, comincio cioè con il simposio di Platone dove il grande filosofo greco descrive una donna, Diotima. Diotima è un personaggio, probabilmente, diciamo, un personaggio letterario, quindi forse non aveva una connotazione poi reale nell'Atene di Platone, però ci sono delle voci, dei rumors, si direbbe adesso, che si trattasse in realtà di Aspasia, che era l'amante e poi la moglie di Pericle, donna bellissima e di un'intelligenza fuori dal comune. Cosa fa il personaggio di Otima? Parla d'amore. L'unico diciamo Socrate, che è poi diciamo, il protagonista del simposio, chiede a Diotima che cos'era l'Eros. E Diotima parla in una maniera forbita, in una maniera molto elevata di che cosa davvero sia l'amore, come fosse l'espressione più alta dell'umanità. Questa sapienza antica che neanche l'uomo più saggio di Atene, che era Socrate, era in grado di accedere a questa, diciamo, conoscenza così profonda dell'anima. Solo una donna, solo Diotima, riesce a parlarne. E quindi c'è un lungo discorso che Platone riporta, sapete, nel simposio. La scena è come essere in un ristorante o essere in una casa privata in cui tutti i commensali in qualche modo interagiscono. E quindi, però, alla fine solo lei parla, solo lei conosce le cose d'amore e solo lei riesce a descrivere questo grandissimo, forse il sentimento assolutamente più grande dell'umanità. Ho voluto cominciare con lei perché secondo me è un punto importante nella storia delle donne, anche se, ripeto, non sappiamo se fosse davvero un essere vivente in carne ed ossa. Però diciamo che nell'antichità, sia per il fatto che sono passati tantissimi anni, sia per il fatto che la successiva civiltà in modo capillare e in modo anche direi quasi diabolico, cancellato tutte le testimonianze rappresentate dal sapere femminile. Quindi noi abbiamo pochissime conoscenze di quelle antiche donne che sapevano tanto, che erano filosofe, che erano narratrici, che erano poetesse. Ricordo Saffo, un'altra di quelle che, grazie a Dio, non è stata completamente dimenticata, è rimasto qualcosa dei suoi sonetti. E poi facciamo un balzo in avanti perché passiamo parecchi secoli e andiamo a Ipazia. Ipazia è un personaggio meraviglioso. Ciao Silvia, ciao Anna, ciao Loredana. Ipazia è un personaggio fisicamente vissuto, siamo nel IV secolo d.C., siamo nel periodo terribile in cui c'è un sovvertimento, un rovesciamento delle politiche dell'impero romano. L'impero romano è ormai in disfacimento. E una nuova religione importata dall'Oriente sta prendendo piede, sempre più piede, in un modo molto violento. Si tratta della religione cristiana che con Teodosio, con i famosi editti teodosiani, siamo nel 380 d.C., mette fuori legge tutti i riti, tutte le religioni cosiddette pagane. Ipazia è una pagana. Ipazia è una donna, figlia tra l'altro di un
di un matematico, comunque vissuta in un clima estremamente raffinato, di cultura, eccetera. È una donna geniale, è una donna capace di parlare di astrologia, di matematica, di fisica, di filosofia. Ed era talmente brava che è talmente bella che si diceva che la gente faceva la fila per poter ascoltare le sue parole. E lei aveva sotto di sé molti discenti, molti uomini che imparavano dalle sue parole così elevate. E lei era un'astronoma talmente, diciamo, avanti quei tempi che riuscì anche a capire il movimento degli astri, per esempio. Ed era nativa di Alessandria d'Egitto, che era una capitale di cultura. Ricordiamo che c'era la famosa biblioteca di Alessandria, che era lo spazio dove tutto il sapere dell'antichità veniva conservato. Giovanni, pensavo parlassi della manifestazione di Roma di oggi. No, arriverò all'oggi. Faccio tutta una carrellata sulla sapienza occultata femminile, quella sapienza che ha reso zoppa l'umanità e che ha veramente tolto metà dell'intelligenza, ciao Paola, metà dell'intelligenza umana dal mondo. E questo, di questo siamo davvero orfani, siamo orbati, siamo purtroppo impoveriti. Ripeto, è come se noi pretendessimo che l'umanità da migliaia di anni cammina con una gamba sola. È chiaro che cammina poco, cammina male, e va a sbattere, cade. Se avesse camminato sempre con due belle gambe forti e avesse quindi dato parità nel senso più ampio di questo termine, sia all'uomo che alla donna, ecco che l'umanità saremmo molto più evoluti di quello che siamo ancora oggi. Comunque cerchiamo di riparare un po' al malfatto, diciamo, cerchiamo di riparare un po' al vuoto che ci è stato imposto da una cultura patricentrica, da una cultura patriarcale di dominazione, per poter, diciamo, riaprire quelle conoscenze, riappropriarci di quelle bellezze che tante donne del passato ci avrebbero arricchito se avessimo avuto l'umiltà di accogliere queste conoscenze. Comunque, torniamo alla nostra Ipazia. Ipazia è una figura chiave perché su di lei si accanisce Teodosio e anche il vescovo Cirillo, che tramite dei veri e propri criminali, dei veri e propri guerriglieri, la fa seguire e la uccidono per strada, è una carneficina, le tolgono addirittura gli occhi, che era ancora viva, raccontano gli storici. La stuprano, eccetera, eccetera, in pubblico, fino a che la portano agonizzante nel tempio di Atena e poi la uccidono del tutto, la tagliano a pezzi e la mettono dentro il braciere a bruciare. Questo fuoco che brucia, è un fil rouge che attraversa tutta la storia delle donne. Siamo state sempre in qualche modo bruciate vive e questo ci ha accompagnato per tantissimi secoli. E questo anche è il fatto che moltissime sapienze femminili, che soprattutto riguardavano la cura delle persone, che riguardavano la medicina,
era totalmente ad appannaggio della donna, era lei che aiutava le altre donne a partorire, quindi accompagnava il bambino alla nascita e poi man mano se ne prendeva sempre cura fino a portarlo anche in punto di morte. Era sempre un'altra donna che aiutava, diciamo, il trapasso, il passaggio della grande soglia, no? E quindi le donne erano preposte proprio a questi riti, sia di nascita che di morte. Questo dava fastidio perché era comunque un potere, allora veniva visto come potere. In realtà era un grande aiuto all'umanità, una grande aiuto a tutta l'umanità. Però diciamo poi i regimi che si sono succeduti di potere, volevano appropriarsi di questa capacità, di queste conoscenze, di queste sapienze, hanno poi sferrato una lotta impari contro questi tipi di donne fino all'annientamento totale di tutte praticamente. Io dico sempre che quando gli uomini si appropriarono di tutto il sapere delle cosiddette streghe, furono creati i medici. I medici non sono altro che i copiatori di ciò che le cosiddette streghe conoscevano, le famose pozioni, le famose medicamenti, altro non erano che appunto le antiche conoscenze che queste donne avevano distillato in tantissimi secoli. Quindi, se avete domande, fatele, perché vedo che mi dite sempre tutti i complimenti, ma poi non mi fate le domande. Allora io continuo. Continuo dopo Ipazia, una donna di cui purtroppo non si è mantenuto nessuno scritto, sappiamo solo da fonti posteriori quello che poi le successe, quello che lei era riuscita a fare, perché era davvero riuscita a calcolare e tutte le orbite dei pianeti, e aveva scoperto l'ellissi dei pianeti, eccetera, eccetera. Però diciamo che tutta la sapienza antica fu distrutta proprio ad Alessandria, fu distrutta dall'incendio della famosa biblioteca di Alessandria, che subì vari incendi, anche qui di nuovo il fuoco che distrugge il sapere. Questo è un simbolo importante, lo ritroviamo spesso ripetuto nella storia, no? Quando uno vuole distruggere, incendia, quindi mette l'incendio. Anche i monaci si erano appropriati della sapienza delle streghe, sì, certo. Anche i monaci, infatti, facevano le erbe nei monasteri, facevano le pozioni, tutti avevano copiato gli antichi medicamenti di queste donne medicina, di queste donne sapienti che curavano i malati essenzialmente. I malati, i moribondi, i bambini, avevano sempre cura, no? La donna di per sé, per sua natura, ha proprio una predisposizione alla cura delle persone. Bene, dopo il terribile racconto di Ipazia, dobbiamo saltare di parecchi secoli ancora per vedere un'altra donna sapiente, simile a Ipazia in realtà, che però, come diceva poi giustamente Nike, era nei monasteri. Ed era Hildegarda di Bingen. Hildegarda di Bingen è una monaca tedesca che ha un enorme impatto su tutta la storia del monachesimo tedesco ed era talmente avanzata nei suoi studi sia di medicina che di teologia, perché era una teologa, che dai suoi
dei suoi decotti, di quelle sue antiche ricette, ancora oggi si sta, insomma, ci sono molti studi, molte persone stanno studiando queste sue pozioni che risultano essere estremamente efficaci. Hildegarda era una donna di altissimo sentire, di altissima conoscenza, capace di leggere il latino, di disquisire con i più grandi teologi del suo tempo e fu quasi venerata durante la sua vita, la sua lunga vita. E dopo Hildegarda c'è un'altra figura invece che visse pochissimi anni, che però è rimasta nella storia delle donne come una meteora fulgida, come una stranissima cosa, un stranissimo evento. Sto parlando di Giovanna d'Arco, della Jeanne d'Arc, la Pulcella d'Orléans. Tutti noi sappiamo l'iconografia di Giovanna d'Arco, pochi conoscono la vera storia di Giovanna d'Arco e di quanto strana sia stata questa figura femminile nella storia del mondo. Vedo un attimo, complimenti, parlando di Pazio Nostromo. Come mai fu uccisa? Ah, dunque, mi sembrava di averlo detto, comunque lo ripeto, fu uccisa perché era pagana e non ammetteva di dover stare ai giudizi della Chiesa che, diciamo, metteva la terra al centro, no? Di tutto l'universo, lei invece aveva un'altra visione. E quindi questo era pericoloso per il potere della nascente Chiesa cristiana e quindi fu uccisa brutalmente e fu bruciata, tagliata a pezzi e bruciata. Perché fu bruciata la biblioteca di Alessandria? Per il potere, mio caro, qualunque cosa porti cultura, porta libertà. Più una persona è colta e più è libera. È libera perché può pensare, sa, collega le cose, le mette insieme, conosce la storia, conosce la poesia, conosce il modo di nutrire l'anima. E questa è una persona libera. Cosa vuole il potere? Che noi non abbiamo accesso alla conoscenza, che noi non abbiamo accesso alla capacità della nostra anima di creare, la creazione, l'intelletto, l'idea, l'idea. Mi piace pensare che la parola idea sia dea, sia una dea, sia un essere divino, quasi un'illuminazione. Le persone colte, le persone capaci di mettere insieme le idee, di farle fruttare, fruttificare, sono persone pericolose. Per il potere. Il potere ci vuole idioti, ci vuole cretini, perché così obbediamo, siamo carne da macello e andiamo bene. Quindi tutto ciò che è sapere è inviso al potere. Ogni volta che un dittatura, che un potere molto forte vuole imporsi, distrugge diciamo, la conoscenza che c'era prima. E cosa fa? Distrugge i libri, perché i libri o i papiri, ai tempi erano dei rotoli di papiro, lì era scritto, lì c'erano scritte le cose, la sapienza era stata tramandata. Guai per un potere che si vuole imporre. Il potere che si vuole imporre deve distruggere totalmente la cultura precedente. Così è sempre stato il primo a distruggere, a tentare di distruggere i libri della biblioteca di Alessandria fu Giulio Cesare, il famoso Pontifex Maximus, il famoso Giulio Cesare. E poi man mano, fino ad arrivare appunto a Teodosio, che la distrusse completamente e di tutto quel sapere purtroppo è andato quasi completamente perduto, qualcosa conservato. I libri di questa cosa. Terribile ciò che le donne hanno subito nella storia. Ma
Furono loro a scoprire l'agricoltura, esatto, nel Neolitico, la proprietà curativa delle. Perché tanto accanimento? Tanto accanimento perché c'è l'invidia dell'utero, secondo me. Il buon Freud diceva che le donne hanno l'invidia del pene. Io sono convinta che molti uomini, senza saperlo, abbiano. No, gli uomini stupidi, ovviamente, gli uomini intelligenti, no, gli uomini amorosi, no, per carità, esistono degli uomini meravigliosi. Anzi, adesso poi ve ne parlerò di uno, di un uomo molto particolare, che è stato il marito di una grande donna. E comunque, la capacità di creare la vita, quello appartiene al nostro corpo. È stata qualcosa che l'uomo non ci ha perdonato. E invece di allearsi con questa bellezza e di goderne anche lui e di essere, perché comunque lui è compartecipe della nascita di un essere umano, allora, oltre ai Pazia, perché non voglio fermarmi solo su di lei, ecco, parlavamo anche di Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è una ragazzina. Sedicenne, una ragazzina analfabeta che si mette per una vocazione divina, per essere stata chiamata, lei diceva, dagli angeli a combattere la guerra. Siamo nella guerra dei 100 anni, la guerra della Francia contro gli inglesi, no? E lei si mette a capo delle truppe, parla al re, riesce a convincere tutti i capi militari, compreso il re, di essere quella mandata da Dio, di essere la prediletta da Dio e di avere la possibilità di fare vincere, contrariamente a tutto ciò che stava succedendo, di fare vincere la Francia e di portare a casa la vittoria. In realtà riesce a fare questo, difende Orléans, difatti la città di Orléans, difatti si chiama la Pulcella d'Orléans, e lei riesce a essere più brava di tutti i grandi generali, tutti i grandi armigeri che stavano appunto combattendo la guerra. Questo la rende poi ovviamente una nemica, nel senso che cominciano ad avere invidia di lei e la denunciano e la consegnano ai nemici, cioè agli inglesi, i quali inglesi ovviamente le fanno un processo dove, cos'è che era più importante? Ti ho recuperato, brava. Ecco, sì, purtroppo ragazzi, spero che gli altri si siano messi si siano collegati, perché purtroppo ogni tanto succedono queste cose e non so perché. Comunque, continuiamo. Per i pochi sopravvissuti alla catastrofe. Continuo questa diretta. Allora, Giovanna d'Arco è un'altra di queste donne incredibili nella storia che riesce a sconfiggere, però ovviamente viene considerata un'eretica, viene considerata una che invece di essere guidata da Dio era guidata da Satana. E quindi verrà bruciata anche lei, torniamo al fuoco, verrà bruciata al rogo, e poi però ovviamente la Chiesa dopo la farà santa, e questa doppia cosa, no? Prima la uccidono e poi dopo la fanno santa. Questa è una cosa terribile che riguarda molte donne, cioè che prima in vita vengono osteggiate, addirittura uccise, e poi dopo da morte vengono innalzate all'onore degli altari, all'onore della storia, vengono recuperate le memorie, e quindi questo porta a un grande ribaltamento, diciamo. Però queste povere protagoniste
Queste povere donne hanno dovuto sempre pagare dei prezzi altissimi per essere donne dotate di particolari qualità, di particolari capacità, no? Queste capacità incredibili. Ripeto un attimo, per chi si fosse messo in collegamento, in quale paese? In Francia. La Pulcella d'Orleana è francese. Dunque, che cosa stavamo dicendo? Dunque, guardiamo un attimo se qualcuno. Quando ha avuto inizio il patriarcato esattamente, Silvia? Ah, dunque, il patriarcato così a macchia di leopardo è cominciato in alcuni paesi molto presto, in Egitto per esempio, è uno dei primissimi paesi patriarcali. In altri paesi invece molto più tardi. Per esempio a Creta è stata una delle ultime civiltà che era ancora matrilineare da moltissimo tempo, per cui insomma un po' a macchia di leopardo, alcuni paesi molto, molto, da moltissimi più anni, altri meno anni, però comunque poi la formula diciamo sociale, patriarcale si è diffusa in tutto il mondo. Noi oggi abbiamo praticamente quasi esclusivamente questa forma di società, il che adesso sta diventando veramente un problema. Sì, ovunque. Allora, continuiamo la nostra carrellata di donne, delle donne eccezionali della storia, che mi piace ricordare, perché l'umanità ha, come dire, azzoppato la parte femminile, l'ha castrata, l'ha cercato di distruggerla e così ha distrutto se stessa, perché ha tolto la genialità che le donne potevano portare, pensando sempre che le donne siano stupide. Esistono gli uomini stupidi ed esistono le donne stupide, però esistono gli uomini intelligenti e esistono le donne intelligenti. E siccome gli uomini intelligenti sono quelli che dovrebbero almeno, adesso non lo so se sempre è stato così, ma comunque gli uomini intelligenti hanno guidato, no? La storia umana. Se fossero stati affiancati dalle donne intelligenti, avremmo avuto un'umanità molto più equilibrata, molto più evoluta, molto più felice, tra l'altro. Perché se c'è una possibilità di felicità è attraverso l'amore. E se io metà dell'umanità la uccido, avrò poco amore per forza di cose, per ovvi motivi. Per cui è chiaro che l'infelicità è data proprio da questo squilibrio. Comunque, al di là della filosofia di questa cosa, è interessante comunque. Storia. Dunque, quale altra donna mi piace ricordare? Oltre a Giovanna d'Arco, un personaggio così strano, capace, una ragazzina di 16 anni, capace di guidare un esercito intero alla vittoria, ecco, senza aver neanche mai fatto studi di armi o di battaglie. Quindi sono personaggi veramente particolari, veramente. Poi mi piace ricordare una pittrice, Artemisia Gentileschi, di cui forse molti di voi conoscono, perché ultimamente, ma proprio questi ultimi decenni, se ne è parlato parecchio. Prima era assolutamente sconosciuta. È una pittrice romana. Siamo all'epoca di Caravaggio, siamo alla fine del Cinquecento, ai primi del Seicento. Lei ha una vita travagliatissima, una vita difficilissima, una donna di un'intelligenza rara, di una capacità pittorica simile a quella di Caravaggio, di tale bellezza da sfidare anche il Buonarroti, che era di poco precedente. Quindi ebbe una vita travagliatissima, subì uno stupro. Ed ebbe un processo per stupro. Pensate la difficoltà di una donna sola, accusata ovviamente di essere
una poco di buono, perché le donne sempre, soprattutto quelle intelligenti, sono state accusate di questo. Quelle non obbedienti, quelle che appunto la cui intelligenza era talmente forte che dire alle leggi che le chiudevano in casa a fare figli. La loro genialità è venuta fuori lo stesso, ma è stata ovviamente sempre osservata. Artemisia Gentileschi hanno fatto anche da poco una mostra a Roma, che io sono andata, mi sembra 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, sono andata a vedere perché è veramente molto interessante. Perché le donne hanno accettato il patriarcato, mi chiede. Non è che lo hanno accettato, sono state costrette con la forza, bruciate vive se non accettavano, strangolate, distrutte. L'uomo ha fatto delle coercizioni estremamente gravi contro le donne, togliendogli per esempio il nome. Le donne non hanno nome, e se a un oggetto voi togliete il nome, questa è una penna, questa è una penna, ok? Se voi togliete il nome penna, io come faccio a definirla? È come se io togliessi l'identità. E così è stato fatto. Noi non abbiamo nome. I nostri nomi non sono i nostri. Anche quando noi diciamo, io per esempio mi chiamo Mirella Santamato. Sì, certo, è il mio nome, però Santamato non è il mio nome, è il nome di mio padre. Quindi io non ho nome. Ho un nome in prestito. E quindi questo ha creato molti problemi, ma non è solo questo, insomma. Tantissime cose sono state tolte alle donne e le donne alla fine hanno dovuto cedere. Adesso, Gentile Budrioli, no, non conosco, ma è un uomo o una donna? Gentile sembrerebbe un uomo, però non lo conosco, no. Se vuoi scrivimi qualcosa. Dunque, Artemisia Gentileschi. Vi ho parlato di lei perché era un altro genio, che comunque è venuto fuori, ma al suo tempo le sue tele non erano molto apprezzate, nel senso che venivano pagate la metà di quello che venivano pagati gli uomini. E così non hanno avuto uomini che l'abbiano difesa dal patriarcato, neppure gli uomini consanguini sono stati traditi dal loro stesso sangue. Certo! I padri sono stati messi contro le figlie, i mariti contro le mogli. Il potere acceca le persone. Se c'è una cosa veramente terribile, diciamo diabolica, è proprio l'uso del potere. Il potere è coercitivo e toglie libertà. A persona cattiva, no? Lo dico sempre nelle mie dirette, deriva da captivus, prigioniero, ciò che mette in prigione e che imprigiona, quindi toglie libertà. E quindi se io devo esercitare un potere, devo togliere libertà. E più è forte questo potere, più libertà io devo togliere. E alle donne è stata tolta tutta la libertà, è stata tolta l'identità addirittura. I figli nostri che nascono dalla nostra pancia non si chiamano come noi, si chiamano come il nostro marito, eccetera, eccetera. Ma questo è un esempio banale, ma ce ne sono tantissimi esempi che poi io ho scritto nei miei libri, ma non voglio ripetermi. Oggi voglio parlare delle donne intelligenti, delle donne geniali. Un'altra donna geniale, che pochissimi conoscono, si chiamava Émilie de Châtelet. Era una giovane figlia di un dignitario alla corte del Re Sole, siamo in Francia, alla metà del Settecento,
Questa giovane ragazza nasce quindi in un'aristocrazia. Ora, quasi tutte, a parte Giovanna d'Arco, che era proprio chiamata da Dio, quindi era figlia di poveri contadini, ma tutte queste altre donne di cui parliamo erano tutte donne aristocratiche. Perché? Perché loro erano le uniche donne che avevano accesso alla cultura, potevano imparare a leggere e scrivere, avevano a disposizione i precettori, avevano a disposizione i libri, le biblioteche dei ricchi. E quindi chiaramente le uniche donne che sono riuscite a emergere, nonostante le terribili situazioni, diciamo, familiari, sociali in cui queste donne erano costrette a vivere, furono proprio le aristocratiche. Quindi anche qui siamo in presenza di una giovane ragazza aristocratica alla corte del Re Sole, che è una matematica talmente brava, matematica, fisica, un po' come i pazzi, che riesce a fare dei calcoli talmente incredibili che, diciamo, si mise quasi a gareggiare con Newton, con Leibniz, ebbe degli carteggi, fu l'amante di Voltaire, quindi sempre grandi uomini, e fu considerata una grandissima matematica, a tal punto che anche Einstein dovette accedere ai suoi calcoli per poter dimostrare la teoria della relatività. Questa giovane donna morì di parto al quarto figlio, e questo purtroppo morì verso i 42-43 anni, e quindi tutto ciò che lei fece fu, cioè, oltre ai figli, furono questi calcoli matematici così avanzati, e questa rimase famosa per la diatriba con Newton. Questa è allora, il pensiero che le donne siano più versate nelle lettere piuttosto che nelle scienze è una cosa da sfatare. È che le scienze non sono mai state insegnate alle donne, quindi hanno sempre. Mentre il poetare o il gentil scrivere veniva accettato in qualche modo, almeno, ripeto, dall'aristocrazia, che anche suonare il piano era in un qualche modo accettato dalla società, no? Che quindi la donna in qualche modo fosse poco, non mai molto, però un po' artista veniva concesso. Ma che avesse accesso alla matematica, alla fisica, agli studi di astronomia, agli studi della cosiddetta scienza, ecco, questo non era assolutamente accettato dalla società. Quindi quando nascevano queste donne così dotate, perché l'umanità, cioè la natura, è molto equa. La natura è sempre stata estremamente, estremamente equilibrata. Quindi ha fatto nascere geni, matematici, fisici, astronomi, sia nella parte maschile sia nella parte femminile. Però la parte femminile è stata oscurata, è stata occultata, è stata sempre bloccata, per cui l'umanità non ha mai avuto accesso pienamente alle proprie possibilità di espressione, proprio perché quella femminile è stata bloccata. Come merce di scambio per le famiglie mi viene in mente Lucrezia Borgia. Sì, Lucrezia Borgia, purtroppo povera ragazza, sì, fu usata come tutte le donne, come merce, come pecore, come cammelli. Venivano comprate e vendute dai vari offerenti, del miglior offerente. Erano carne, semplicemente carne da riproduzione.
non esseri umani con una dignità e una capacità di pensiero. Per arrivare a questo dobbiamo camminare ancora degli anni, dei secoli, direi. Per quanto riguarda gli artisti, mi piace ricordare un'altra donna di cui io ho parlato molto nel mio libro Quando Troia era solo una città, ne parlo anche in quel libro, che era la sorella di un famosissimo musicista. Parlo della sorella di Wolfgang Amadeus Mozart. Pochi sanno la storia della triste storia della sorella di Mozart. La sorella di Mozart aveva 4 anni più di lui e si chiamava Marianne, detta Nannarelle, e si esibiva nelle corti d'Europa insieme al fratellino. Le cronache dell'epoca riportano che era talmente brava che non solo sapeva suonare il piano, il pianoforte, il fortepiano, il violino, il clavicembalo, l'arpa, ma sapeva cantare in una maniera estremamente angelica, con una voce angelica che appunto dicevano rubata agli angeli. Questa ragazza dotatissima, esattamente come il fratello, o forse chi lo sa, forse anche di più. Nel momento in cui ebbe la prima mestruazione, il padre le impedì di avere accesso più alla musica, le impedì di seguire le lezioni di contrappunto che invece venivano impartite al fratellino, a Wolfgang, e quindi lei a 14 anni dovette smettere, la cosiddetta, la sua carriera, diciamo così, fu bloccata, fu maritata forzatamente a un vecchio, un uomo, un vedovo che già aveva dei figli, che lei comunque accudì e che si prese cura di questi bambini e dovette rinunciare alla musica, che era la sua anima, e si racconta che lei andasse nella cameretta di Wolfgang a chiedere al fratellino di spiegargli come si scriveva la musica, perché lei dentro la sua anima aveva tutte le sue composizioni da scrivere e che non aveva la capacità, non poteva perché non sapeva come si dovevano fare. E si narrava che questo fratellino di notte insegnasse alla sorella come si scrivessero le sinfonie e che lei componesse sinfonie bellissime e che il fratello stesso dicesse alla sorella: questa è più bella di quelle che scrivo io. Poi il padre venne a sapere di questa tresca, diciamo, tra i fratelli, le impedì di andare a prendere lezioni dal fratello e lei dalla rabbia bruciò tutte le sue carte e da allora non scrisse più nulla. Poi fu quella però che grazie a lei noi abbiamo tutte le sonate di Mozart, perché fu lei che quando il fratello morì prematuramente, lei si mise a ricercare tutte le carte, tutte le sinfonie, mise in ordine tutta l'enorme produzione di Mozart. Quindi dobbiamo a lei il fatto che oggi ancora possiamo godere di quella magnifica musica, ma probabilmente se lei avesse potuto tramandare anche la sua musica, l'umanità avrebbe ancora un altro Mozart. Cioè, voi pensate che scempio, che peccato, che cosa terribile abbiamo perso, quanta roba bella è stata persa per il fatto che alle donne è stato impedito di avere accesso alle arti, alla cultura, a tutto, sempre solo a badare i bambini, a lattare o a far da mangiare.
Questa è la triste storia che ci ha accompagnato fino adesso, che ci accompagna ancora, perché comunque non è che questa storia è finita. Diciamo che si è un attimino attenuata e poi non lo so per quanto tempo ancora è attenuata. Comunque, allora, qualche domanda, vediamo un po'. Anche Einstein pare abbia attinto al lavoro della moglie. Brava. Sì? La famosa Mileva Maric. La moglie di Einstein era una grande matematica, la prima moglie. Talmente grande che fu lei a poter dimostrare matematicamente ciò che Albert aveva intuito. E fu grazie a lei e ai suoi studi matematici che lui poté pubblicare quel famoso scritto sulla relatività che poi lo rese così famoso. Ma ancora, anche in questo caso, Einstein non riconobbe alla moglie, diciamo, la paternità, la maternità, in questo, la maternità dei suoi calcoli. E questo diciamo, fu una delle cause che poi appunto li portarono alla separazione. Li portarono al divorzio, che a quei tempi era quasi impossibile da ottenere, purtuttavia Mileva riuscì a ottenere il divorzio. Con la Curie è andata meglio, sì, infatti con la Curie è andata un po' meglio, ma prima di arrivare alla Curie volevo parlarvi ancora di alcune donne importanti, importanti perché hanno comunque cambiato la storia, anche se erano donne. Intanto Laura Bassi, chi è di Bologna? Chi è di Bologna conosce via Laura Bassi, ma probabilmente non sa chi fosse questa Laura Bassi. Laura Bassi, sempre un'aristocratica ovviamente per i motivi che vi ho spiegato prima, fu la prima docente in cattedra all'Università di Bologna. Era una donna sapiente, una donna intelligentissima, una donna estremamente colta e a lei, per la prima volta nella storia, fu affidato una cattedra all'Università di Bologna. Ecco perché Laura Bassi è importantissima. Tra l'altro una cattedra in fisica. Anche qui, come vedete, le donne sono estremamente dotate dal punto di vista scientifico, o esattamente come gli uomini, cioè gli uomini esistono degli uomini scienziati, come esistono degli uomini scrittori o degli uomini pittori, artisti, cioè è, diciamo, quello che mi preme far capire che l'umanità è ricca indipendentemente dal genere. Le donne hanno avuto pittori, artisti eccezionali, che però sono stati soffocati, sono stati uccisi, sono stati bruciati vivi o sono stati comunque queste donne, è stato impedito loro di poter fiorire, di poter dare i propri doni. Quindi questo secondo me è una delle tragedie umane più gravi, che in questo giorno della donna mi piace far capire molto bene, perché abbiamo perso metà delle coscienze umane, abbiamo perso metà dell'intelligenza umana. Poi dopo diciamo siamo stupidi. Sì, certo, abbiamo un cervello tagliato a metà, abbiamo una capacità tagliata a metà. È chiaro che non andiamo molto lontano, questo è ovvio, eh? È una cosa proprio facile anche da capire. Vediamo altre domande. Vediamo un po'. No. Allora, un altro, e poi comincia, e siamo alla fine del Settecento, siamo con la Rivoluzione francese, comincia l'ascesa dei diritti umani, no? Ecco, qui c'è di nuovo un altro switch, un altro cambiamento totale dell'umanità, no? Ne avevamo visto uno prima quando ci sono state le invasioni barbariche, il cattolicesimo, il cristianesimo, le guerre, eccetera. Poi l'altro switch è la Rivoluzione francese. Poco prima in Inghilterra nasce una donna che si chiamava Mary Wollstonecraft, che fece due cose importantissime.
Una scrisse un libro, A Vindication of the Rights of Women, cioè una rivendicazione dei diritti delle donne, nel quale siamo alla fine del Settecento, rivendicava la stessa parità di diritti con gli uomini. Quindi pensate quanto era evoluta questa persona. Una scrittrice molto brava che ebbe anche il merito di mettere al mondo una figlia eccezionale che purtroppo però le costò la vita perché morì di parto, morì una settimana dopo averla data alla luce. E quindi questa bambina fu chiamata come lei, Mary, ed è diventata però la moglie del poeta Shelley inglese ed è la famosa autrice dell'altrettanto famosissimo romanzo gotico, romanzo Frankenstein, no? Il dottor Frankenstein. Quindi una figlia di notevoli capacità. Dunque, anche la Montessori. Sì, infatti ci arrivavo alla Montessori, però ancora un po' presto volevo ricordare un'altra francese che durante la Rivoluzione francese, appunto, credette la poverina che Liberté, Égalité, Fraternité, quella famosa Égalité, fosse anche per le donne. Olimpiade Goujet, mi sembra che si dica, Olimpiade Goujet, fu lei che scrisse appunto un libello simile a quella che aveva scritto la Mary Wollstonecraft in Inghilterra, appunto sui diritti delle donne francesi e delle cittadine. Ovviamente la sua voce fu subito zittita con la ghigliottina. Quindi fu ghigliottinata da Robespierre e quindi anche lei fu uccisa, esattamente come tutte queste donne, quasi tutte queste donne che cercarono di rivendicare, di avere voce, di far sentire la propria voce. Quindi siamo nell'Ottocento, nell'Ottocento comincia qualcuna a venire, diciamo, si conceda a qualche donna di venire agli onori della ribalta, come si dice, no? E quindi abbiamo la Pimentel Fonseca. Poi abbiamo l'altra, sempre aristocratica, perché ripeto, dobbiamo sempre parlare di persone colte, di persone ricche. Al popolo non era concesso niente, figurarsi una donna del popolo. La famosa Cristina Trivulzio Belgioioso, che forse qualcuno nei libri di storia del Rinascimento avrà studiato, è la famosa contessa che nei suoi salotti riceveva tutti i cospiratori carbonari, tutti i patrioti per l'Unione d'Italia. Fu lei una delle protagoniste del Risorgimento, che ovviamente non ebbe nessun riconoscimento, ma in realtà ebbe una grande parte anche e soprattutto nelle varie politiche diciamo di gabinetto del nascente regno sabaudo, no? Quindi Cristina era una rivoluzionaria nell'anima, si batté sempre per la libertà e per l'unione italiana, l'unione d'Italia. Poi passiamo ai primi del Novecento, qui già abbiamo un altro respiro rispetto ai secoli che vi ho appena raccontati. Quindi vediamo per esempio Madame Curie. Madame Curie è una delle donne più intelligenti forse dell'umanità,
La storia di Madame Curie è abbastanza nota. Fu l'unica a ricevere due Nobel, uno per la medicina e uno per la chimica. Madame Curie, l'inventrice dei raggi X, fu quella che scoprì diciamo, i moderni radiologi devono dire grazie a Madame Curie e tutte le nuove cure che si possono effettuare con questi macchinari eccezionali che guardano dentro il corpo. Dobbiamo solo dire grazie a Madame Curie. Ecco, l'avanzamento della medicina è proprio un salto quantico. Madame Curie ha fatto la differenza proprio tra il prima e il dopo. Ecco, poi, Madame Curie è una spartiacque, e quando nelle prime fotografie in cui furono effigiati tutti i grandi scienziati dell'epoca, l'unica donna in mezzo a tantissimi uomini era proprio Madame Curie, che però viene anche detta Madame, neanche dottoressa, che era pure laureata, eccetera, era una universitaria, una professoressa universitaria. Però alla Sorbonne, però vabbè, Madame de Stael, sì, anche lei una letterata. Allora, per quanto riguarda la letteratura, lì stiamo un po' meglio. Le donne hanno potuto sempre scrivere, anche se non, ricordo la George Sand, se non sempre col proprio nome. Il nome alle donne è stato sempre tolto, come vi ho detto, perché il nome dà prestigio, addirittura la gente combatte per il proprio nome, dà la vita per il proprio nome. Perdere l'onore vuol dire perdere il nome. Quindi alle donne è stata tolta questa forza del nome, perché anche nel nome, nel patronimico, era concentrato il patrimonio, il pater era sia il nome, ma legato al nome c'erano i soldi, cioè il patrimonio veniva passato attraverso linea maschile. Quindi era importante portare il nome del padre, perché il nome del pa in nomine patris, cioè nel nome del padre venivano passati i patrimoni, infatti si dice così, i patrimoni, perché questo era il modo di passare il potere dei soldi, che non è un potere da poco. E le donne addirittura non potevano ereditare, potevano usufruire fino alla morte, ma non potevano ereditare. E questo fino a pochi anni fa. Quindi questo è stato uno degli altri motivi per cui diciamo, le donne non hanno mai potuto fare le cose, perché gli veniva impedito da tantissime leggi, da convenzioni, da tradizioni, da tutto un corpus pazzesco di cose per cui loro non potevano mai esprimersi. E quindi questo è stato un problema grave. Abbia parlato di Ipazia? Sì, Saida, ho parlato di Ipazia, sì. E dunque, allora, siamo arrivati ormai quasi ai nostri giorni, dove le cose si sono un pochino sistemate. Voglio parlare ancora di un premio Nobel, dopo aver parlato della Curie, voglio parlare di un premio Nobel italiano, no? La famosa Grazia Deledda. Grazia Deledda ebbe, e qui voglio dirlo, proprio nel giorno delle donne, voglio dire e fare un plauso al marito di Grazia Deledda, perché il marito di Grazia Deledda lasciò il suo lavoro, era un impiegato statale, e si dedicò totalmente alla moglie, agli scritti della moglie, a farli conoscere, ad aiutarla nella scrittura, a rendergli la vita più semplice, proprio perché lei si potesse dedicare alla sua arte. A questo marito
vanno il va il plauso, credo, oggi dell'8 marzo di tutte noi donne, perché effettivamente quando c'è un amore, una compenetrazione di aiuto tra uomo e donna, lì nascono i miracoli, lì nascono i Nobel, lì fioriscono tutte le cose belle. Quando un uomo e una donna si uniscono, ma non solo verso a far fiorire una donna, anche a far fiorire un uomo, però l'importante è che ci sia unione di intenti. Ecco, quando c'è un'unione di intenti, le cose si quadruplicano, si centuplicano, diventano eccezionalmente importanti e belle. Se si è soli, si fa quel poco che si può, come si dice. Quindi, questo è un esempio, giusto per farvi capire che non sempre gli uomini sono stati contro, sono stati anche molto a favore delle donne, alcuni particolari uomini illuminati, diciamo, che stanno aumentando. Devo dire che noi donne di quest'epoca siamo comunque fortunate rispetto alle donne dell'epoca passata, come diceva la Cristina Trivulzio Belgiojoso. Abbiate un pensiero per le donne del tempo passato, perché noi abbiamo, diciamo, così fatto i primi passi verso la vostra felicità, che noi non abbiamo conosciuto. Ecco che arriviamo al Novecento. Il Novecento è pieno di donne, che c'è un'esplosione di capacità e di talenti femminili. Io non posso elencarli tutti. Adesso, se voi qualcuno, se volete, ne parlo. Il marito di Grazia Deledda deve essere scandinavo, no, era assolutamente italiano. Dunque, chi altro possiamo nominare nel Novecento? Nel Novecento c'è un sacco di donne, scrittrici, poetesse, scienziate, la Margherita Hack, che è stata nominata prima, mi sembra, qualcuno, Silvia, ecco, Silvia ha nominato la Margherita Hack, ma questa è cronaca di oggi, adesso io non voglio tediarvi con le cronache, che voi, la Rita Levi Montalcini, un'altra donna fantastica che ebbe anche lei il Nobel, come sapete. E poi chi altro possiamo? Ecco, mi piace ricordare due donne che forse non sono così famose, anzi tre. Due sono americane e di colore. Una è la Rosa Parks. Rosa Parks fece un atto, siamo nel 1955. Questa donna di colore si rifiuta sull'autobus, siamo in Alabama, credo, in uno stato del sud, si rifiuta di mettersi dietro nell'autobus dove c'erano i posti per i neri, ma si mette davanti al posto dei bianchi e dice di avere gli stessi diritti di sedere in quel posto. Ci fu la famosa sciopero dell'autobus in cui tutti i neri rifiutarono, e anche molti bianchi, grazie a Dio, rifiutarono di prendere l'autobus per molto tempo, fino a che il governatore dovette cedere e ammettere che i neri avevano lo stesso diritto dei bianchi a sedersi sui sedili dell'autobus dove volevano, e non solo in fondo. Fu un piccolo gesto, ma un grande gesto rivoluzionario. Da quel momento il movimento dei neri per l'emancipazione, Martin Luther King, deve tutto a Rosa Parks. Perché se non ci fosse stata lei, che si è semplicemente seduta in un altro posto, pensate che azione coraggiosa, eppur così semplice, no? Un'altra donna di colore molto poco famosa, ma che invece meriterebbe davvero la fama, fu quella che calcolò, siamo nel 1961, circa 62, che calcolò a mente tutti i calcoli necessari alla NASA per far decollare l'Apollo 11. C'è stato fatto anche un film recentemente su queste tre donne di colore
mi sembra che si intitolava Il coraggio di contare o Il diritto di contare, una cosa così. Il coraggio di contare, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un film molto molto interessante. Qui queste tre donne, ma lei soprattutto era la più famosa, si chiamava Johansson. Catherine Johansson, credo, un nome così. E lei era proprio una calcolatrice ambulante, un computer ambulante. Lei era in grado di calcolare fino all'infinitesimale. Ed era una donna che, ovviamente, essendo di colore, era discriminata. Per cui pensate. Che forza dovette avere per farsi assumere alla NASA non come donna delle pulizie, come tutti credevano che lei fosse, ma come prima matematica che riuscì a calcolare tutte le cose, insomma, necessarie per il volo dell'Apollo 11. E poi chi vogliamo ricordare ancora? Avete qualche idea? Frida Kahlo. Sì, certo, Frida Kahlo. Frida Kahlo però è una donna eccezionale, ma era schiava di un uomo, eh? Frida Kahlo dal punto di vista femminile ha fatto tanto, ma è stata anche molto disperatamente distrutta da un maschile molto potente. Il suo famoso amore, Diego, no? Si chiamava, mi sembra, l'uomo che amava. E un'altra che mi piace ricordare, è sempre italiana, è Franca Viola. Chi di voi sa chi era Franca Viola? Dai, dite di sì. Dite di sì che lo conoscete. No, nessuno conosce Franca Viola. Franca Viola è una donna siciliana che subì lo stupro da parte di un giovanotto, diciamo, della criminalità locale in Sicilia, che rifiutò le nozze riparatrici. Forse qualcuna di voi ricorda che nella giurisdizione italiana lo stupro veniva praticamente perdonato, diciamo così, se dopo lo stupro seguiva un matrimonio. La famosa fuitina era quel modo con cui i ragazzi prendevano, anche se la donna non era consenziente, comunque prendevano questa ragazza, la stupravano e in base a questo avevano il diritto di poterla sposare. Bene, Franca Viola rifiutò le nozze e praticamente da questo gesto scambiò la legge italiana. 20 anni dopo però cambiò. Nel 1981 fu cambiata la legge e appunto il delitto d'onore non era più un delitto contro la morale, ma era un delitto contro la persona e non vennero più accettati i matrimoni riparatori. Lo stupro doveva essere semplicemente considerato un reato senza nessun'altra possibilità. Non condivido. Mi sono consiglio la posizione, cosa vuol dire? Era una donna che rifiutò il matrimonio riparatore. Certo, si rifiutò il matrimonio riparatore. Non condivido la posizione della milionaria, non capisco. Vabbè, comunque, non lo so che cosa state dicendo, cosa c'entra? Boh, la posizione della. Comunque, Franca Viola è una grande donna, una donna che è giovanissima. Si mise contro tutto il sistema, tutto l'establishment, soprattutto poi pensate in Sicilia negli anni 60, quindi stiamo parlando davvero di un patriarcato potentissimo. E lei si mise contro questa ragazzina e disse no,
Io non voglio sposare quest'uomo perché non lo amo, anzi lui mi ha fatto del male, io non lo odio, lo odierò per sempre, per cui... E poi si sposò in effetti con un uomo che amava, eccetera, eccetera, quindi fu premiata da questo punto di vista. Chi altri ricordare di questi ultimi periodi? Forse per arrivare proprio ai giorni nostri. Mi piace ricordare Samantha Cristoforetti, un'altra donna che ovviamente ebbe un apice di successo. Voi sapete tutti chi è la Samantha Cristoforetti, vero? L'astronauta italiana, la donna astronauta. Beh, fare l'astronauta decisamente è una cosa poco femminile apparentemente, ma in realtà Samantha è una delle più gettonata, una delle più brave, una delle persone più famose in questo ambito. E voi sapete che per essere astronauti bisogna essere praticamente dei geni, perché bisogna essere capaci in tutto, in tutti i calcoli, in tutte le scienze, eccetera, eccetera, in più anche avere un fisico perfetto. Quindi, insomma, diciamo che Samantha un po' racchiude tutte le bellezze e anche le capacità femminili. La donna che vola tra le stelle. Ecco, credo che gli esseri umani, se avessero avuto tutte e due le gambe buone, tutte e due le ali portanti buone, avrebbero potuto davvero volare molto meglio di quanto noi stiamo facendo. Noi arranchiamo ancora, facciamo molta fatica. Poi in questi ultimi periodi proprio la fatica si sente veramente molto, per cui avessimo avuto più equità, più giustizia e alle donne fosse stato concesso semplicemente di esprimersi, veramente l'umanità avrebbe volato. E invece niente, camminiamo ancora zoppi e non capiamo neanche di esserlo. Ricordo le mie antenate, donne di una forza immensa. Franca Rame. Sì, anche Franca Rame. No, ma di artiste donne ultime, nell'ultimo periodo ce ne sono state tante, non diciamo poi le attrici. Sono tantissime, forse più famose degli attori. Però non è questo quello che mi preme farvi capire. Quello che mi preme portare avanti è proprio il discorso che è stato un male togliere la capacità femminile. E questo bisogna rendersi conto. Ma non perché le donne rivendichino parità o cose, perché è giusto così, perché è nella parità che c'è l'amore, è nell'equilibrio che c'è l'amore. Niente contro gli uomini sono vittime, forse ancora di più chi ha letto i miei libri, tipo La trappola invisibile, sa quanto io affermo e sono sempre convinta che in realtà il patriarcato abbia danneggiato più i maschi che le femmine. Purtuttavia, della genialità femminile si è fatto scempio e io oggi vorrei, come dire, riprendere un attimo quello scempio, guarire quella parte e guarire anche il maschile che si è dovuto sobbarcare a tutto questo odio, a tutta questa cosa. Basta, basta odio, basta. Come si dice, basta andare uno contro l'altro, basta gare, basta conflitti, basta essere sempre in competizione, basta. Basta competizione. Io credo che se l'umanità riuscisse a togliere la competizione, saremmo tutti felici e contenti. Perché davvero è la competizione quella che uccide le persone. Io devo essere più bravo di te, io devo essere più forte di te. E lì conflitti, litigi, guerre, distruzioni, abomini, violenze, basta.
L'umanità o diventa collaborativa o non ci sarà più umanità. Giunti a questo punto mi viene da dir così. Io adesso guardo l'orario. Mi sembra che siamo arrivati abbastanza un'ora, abbastanza alta, come dire, siamo quasi alle 11. Quindi se ci sono altre domande ancora io vi rispondo, però se non c'è niente... Il lavoro della moglie, sì, questo io l'ho già detto, dunque vediamo un attimo in fondo se c'è qualche ultima domanda. È la società che ci ha tentato le gambe ma non il cervello. Beh, insomma, anche il cervello, perché non avendo potuto avere accesso alla scuola, per esempio, fino a pochissimi anni fa le donne non potevano andare a scuola, fino a centinaia d'anni fa, quindi è poco che le donne hanno accesso alle scuole. Comunque, anche in una famiglia povera, se c'è un uomo, se c'è un maschio, un figlio maschio e una figlia femmina, si fa studiare il figlio maschio, ancora oggi è così. È inutile che ci illudiamo. Certo, è stato fatto moltissimo, siamo migliorati tantissimo, il che significa che si può migliorare, il che significa che il miglioramento è possibile e ancora un ulteriore miglioramento sarà possibile, semplicemente se le persone diventano consapevoli dell'idiozia della competizione, l'idiozia di mettersi l'uno contro l'altro, l'idiozia che il maschio deve essere più forte o più intelligente, la donna più stupida o più ignorante. È solo un'idiozia, una grandissima idiozia. Grazie per essere stato con noi e averci donato questa bella serata. Grazie a voi, mi dispiace per l'inconveniente tecnico, spero che qualcuno di voi abbia recuperato la... Comunque recupererete poi su YouTube o verrà comunque in qualche modo ricucito questo video. Allora, io vi saluto, vi auguro queste ultime ore, l'ultima ora dell'8 marzo, perché siamo arrivati in fondo a questa giornata, che non è una festa e non è altro che un ripensamento, una riflessione sullo stato delle cose dell'umanità di oggi. Ecco, credo che sia un bene riflettere su come sta andando l'umanità. Cosa sta facendo, cosa potrebbe fare di meglio, credo parecchio. E quindi questo è un invito a fare di meglio, a fare di più, ad amare le donne e gli uomini di buona volontà, come si diceva una volta, e che davvero l'umanità non sia più zoppa, come ha dovuto muoversi fino ad oggi, soffrendo, soffrendo moltissimo. Se una donna è felice, farà felice anche un uomo. E se un uomo è felice, farà felice anche una donna. Non si sa perché noi ci dobbiamo sempre invece rendere infelici a vicenda. Se facessimo un po' di riflessioni su questo campo, vabbè, chi ha letto i miei libri sa che io ne faccio di queste riflessioni. Bene, allora vi saluto tutti, vi auguro l'ultimo spiraglio dell'8 marzo, un buonissimo 8 marzo e un ottimo, ancora migliore 9 marzo, perché il giorno dopo deve essere sempre più bello del giorno prima, che così siamo tutti contenti. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima. Ci sentiremo alla prossima. Grazie, grazie mille a tutti.